Cominciamo questa conferenza stampa che presenta i due candidati che in Abruzzo stanno lottando per avere una rappresentanza della lista Calenda, che è la somma di Azione Italia Viva, a rappresentarci nel Parlamento. Quello che noi chiediamo e stiamo chiedendo in tutto l'Abruzzo è un impegno in quest'ultima fase per creare le condizioni perché questa rappresentanza abruzzese, questa rappresentanza che noi definiamo concreta e di solidarietà, e portatrice di soluzioni importanti, sia presente nel prossimo Parlamento. Vedete, noi stiamo vivendo un momento che è la somma di una serie di emergenze che l'Italia e l'Abruzzo ha scontato. C'è stato il momento pandemico, c'è stato il momento della guerra che ha complicato ulteriormente il discorso, c'è oggi un problema correlato all'energia che è una guerra altra che andremo a vivere, che metterà probabilmente in difficoltà chiunque si trovi a governare. Se metterà in difficoltà chiunque si trovi a governare, maggiormente lo farà quando partiti politici hanno inteso in una campagna elettorale così difficile proporre delle soluzioni che sono di fatto inattuabili. Si leggeva oggi che nello stesso momento in cui noi ci poniamo il problema di centinaia di migliaia di ditte che andranno a chiudere, di aziende che saranno in difficoltà, di famiglie che non riusciranno a risolvere i problemi del fine mese, c'è chi propone 1.000 euro in più di pensione, 10.000 euro ai giovani e via di seguito. Sembra la campagna elettorale di un momento altro rispetto a quello che stiamo vivendo. Rispetto a questo tipo di discorso c'è chi ha scelto invece di essere concreti e di dare risposte commisurate all'emergenza che stiamo vivendo. L'emergenza, lo si diceva prima, è una situazione per la quale non ci si possono consentire, diciamo così, le devianze che pure in passato ci sono state. L'emergenza presuppone affrontare dei problemi, individuarli e dare soluzioni possibili per risolverli. Una delle esigenze, e lo sottolineo perché siamo all'Aquila, siamo in Abruzzo, è quella di un sistema vincolistico che impedisce di fatto a questa realtà abruzzese, pur avendone tutte le possibilità di decollare da un punto di vista del turismo, da un punto di vista dell'energia. Noi abbiamo in Abruzzo decine e decine di luoghi dove possono essere introspettati e se del caso prese energia, e tutto quanto questo è impossibile farlo perché c'è un blocco oggettivo rispetto a questo tipo di discorso. Ricordavo prima, e concludo per lasciare la parola anche perché siamo andati un po' lungo, all'onorevole Giulio Sottanelli e all'onorevole Camillo D'Alessandro, in passato, adesso non si sente più tanto, in Italia si parlava da parte della pubblica amministrazione dello sciopero bianco. Lo sciopero bianco era uno sciopero non sciopero, cioè i dipendenti della pubblica amministrazione decidevano di applicare il regolamento della pubblica amministrazione e di fatto bloccavano la macchina. Questa è la dimostrazione di come una quantità di leggi farraginose, assolutamente inattuabili. Sul giornale di oggi c'è che uno dei motivi per la quale non riusciamo a drenare i super profitti dovuti all'energia da parte delle aziende è il fatto che la legge di fatto impedisce di conseguire un risultato. Quindi una semplificazione necessaria nel momento di emergenza diventa il dato essenziale sul quale dobbiamo puntare, dando poi quelle soluzioni che effettivamente creeranno le condizioni perché questo Abruzzo decolli. Io sono certo che con la presenza di Giulio Sottanelli alla Camera e di Camillo D'Alessandro al Senato, questo è un obiettivo che l'Abruzzo riuscirà a cogliere. Grazie. Grazie Gianfranco, ci stiamo avvicinando agli ultimi 15 giorni di una campagna elettorale inaspettata, che qualcuno deliberatamente ha voluto che si tornasse a votare anticipando di 6 mesi almeno la fine della legislatura. Quindi abbiamo delle precise responsabilità di coloro che hanno determinato, in un momento così difficile dove la pandemia ancora non ce l'abbiamo alle spalle, abbiamo il problema della guerra
e abbiamo un problema economico grande come una casa, che non è soltanto il problema dell'inflazione, dove i cittadini stanno perdendo il loro potere di acquisto, ma è un problema generale di crisi economica che potrebbe addirittura far chiudere tante aziende e tutto quello che ne consegue. A questa campagna elettorale così, diciamo, inaspettata, noi abbiamo semplicemente fatto una proposta politica che vuole, dopo 30 anni di bipolarismo, superare tutto quello che c'è stata in questi 30 anni, cioè la politica del contro, dove non c'è stata mai una proposta per, ma i due raggruppamenti si sono sempre fronteggiati. Votate a noi, vincono i brutti e cattivi comunisti, votate a noi, vincono i brutti e cattivi fascisti. Nel 2022, in questo momento contemporaneo che stiamo vivendo, non è un problema di destra o di sinistra, anzi, più che altro è un problema di tipologia di democrazie che i partiti vogliono, a cui i partiti tendono. Alcuni partiti oggi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia, lo dico anche purtroppo, anche Forza, ancora non chiariscono bene quali sono i rapporti con Putin, con le autocrazie, perché nel momento in cui abbiamo avuto il governo, la Lega, con una grossa presenza e forza politica, ci eravamo avviati verso la via della seta, cioè sul 5G, dare tutto in mano, tutte le informazioni. Oggi in un mondo globale le informazioni significa potere in mano ai cinesi. Sappiamo dell'accordo che Putin ha fatto con la Lega nel 7 marzo 2017, Lega di Russia Unita, che è il partito di Putin, lettera di partnership. Allora la prima domanda che noi ci dobbiamo fare come italiani, il 25, prima di votare, di scegliere un partito: il partito che io penso di votare è per l'atlantismo, è per l'europeismo e quindi è per una democrazia occidentale, oppure sono legati a Putin? Perché se io penso come siamo arrivati a questa campagna elettorale, perché un partito, Movimento 5 Stelle, ha deciso, dopo averlo votato alla Camera, al Senato, di non votare lo stesso provvedimento a distanza di tempo, perché veramente è successo, caro Gianfranco, che Draghi aveva fatto 4 giorni prima l'accordo di fornitura per renderci maggiormente indipendenti dal gas russo con l'Algeria. Dopo 4 giorni che avevamo chiuso questo accordo importante con l'Algeria, guarda caso Conte cambia a distanza di 10 giorni, alla Camera l'aveva votato, al Senato non vota il provvedimento, fa venire meno quindi l'appoggio dei 5 Stelle al governo Draghi. Chi gli fa sponda dall'altra parte? Salvini e Berlusconi. Allora bisogna chiedere a questi partiti: ma voi siete per le democrazie occidentali, per la NATO, per l'Europa, oppure pensate che nel 2022 l'Italia per prima e poi magari altri paesi in Europa possono fare riferimento alle autocrazie di Putin o di Orban? Cioè la domanda ce la dobbiamo fare. I cittadini devono essere consapevoli che votando ad alcuni partiti ci sono alcune garanzie, cioè votando il terzo polo siamo ancorati all'atlantismo, all'europeismo e quindi a una democrazia occidentale. Gli altri ancora non dicono e non svelano fino in fondo i rapporti. Quindi la prima cosa che dobbiamo noi dire, chiedere ai cittadini, che devono, come dire, pretendere, sapere che cosa vogliono. Ovviamente noi vogliamo, come terzo polo abbiamo tantissime proposte, più soldi alla sanità, ovviamente, perché la sanità è stata negli ultimi, penso, 10-20 anni, come pretesto insieme alla scuola per fare i tagli. Quando c'è bisogno di fare i tagli, si fanno i tagli sulla sanità e si fanno i tagli sulla scuola. Abbiamo avuto il momento della pandemia, che abbiamo notato come la modifica del 2001 del titolo quinto della Costituzione non abbia messo in condizione il Parlamento di poter gestire al meglio la pandemia, perché le regioni a un certo punto pensavano di fare quello che volevano. Quindi nell'ambito della sanità, quello che noi diciamo di andare anche a rivedere
il rapporto di delega tra, tra le regioni e lo Stato. Più soldi alla scuola, più soldi all'università, alla ricerca e all'innovazione. Per quanto riguarda, e atterro perché è giusto che c'è Camillo, volevo spendere qualche parola sull'Abruzzo e sui nostri candidati. Vedete, noi abbiamo avuto l'esperienza politica, sia Camillo che io, lui l'ha avuto negli ultimi 4 anni e mezzo, io l'ho avuto dal 2013 al 2018. Il nostro territorio è un territorio che, e voi lo sapete meglio di me, ha sofferto e ha avuto dei gravi lutti, dei gravi problemi, che è il terremoto, ma non soltanto il terremoto, abbiamo avuto purtroppo tanti problematiche. Allora, avere una classe politica che rappresenti questo territorio, che è abruzzese, che conosce l'Abruzzo, che conosce i problemi degli abruzzesi, è di vitale importanza. Pensare che Fratelli d'Italia, lo dico qua all'Aquila, dove, come dire, l'Abruzzo è diventato una colonia di Fratelli d'Italia, ma l'Abruzzo principalmente all'Aquila, capoluogo di regione, dove abbiamo un presidente che viene da Roma di Fratelli d'Italia, ma non bastava lui, è diventato una colonia perché ovviamente grazie a questo arrivano professionisti, consulenze, tecnici, tutti da Roma verso l'Abruzzo, come per dire che noi abruzzesi non siamo buoni. Si aggiungono tre candidature di Fratelli d'Italia che non sono abruzzesi. Oltre a quella della Meloni, chi è primo e secondo nella quota proporzionale su base regionale, quindi quelli che competono, i miei diretti avversari, è un ragazzo di Roma, di Fronte della Gioventù, è una signora eletta nelle Marche, l'altra volta nel 2018 col Movimento 5 Stelle, ha cambiato partito ed è venuta a candidarsi con Fratelli d'Italia qui in Abruzzo. Quindi il problema è: vogliamo farci rappresentare da persone che non sono abruzzesi, che non conoscono nulla dell'Abruzzo, di tutte le sue ferite, di tutti i suoi problemi, i suoi disagi, o pensiamo che forse persone come me, come Camillo, come Gianfranco e come tanti altri che conoscono, che hanno già dimostrato tecnicamente che quando hanno avuto una responsabilità di governo, una delega di rappresentanza per il Parlamento italiano, hanno rappresentato benissimo questo territorio. Io potrei fare l'elenco dei miei 5 anni in Parlamento delle cose fatte, vi posso garantire che sono tante, anzi invito ad andare sul sito e vedere tutte le cose che abbiamo fatto in 5 anni, ma avere, come dire, il proprio rappresentante, avere il numero di telefono, sapere poterci contare, telefonare, è di vitale importanza. Quindi io dico che noi dobbiamo restituire, noi come candidati ci abbiamo messo la nostra faccia, la nostra disponibilità, il nostro impegno, la nostra passione, ma parlo del noi perché noi elettori dobbiamo restituire la dignità della rappresentanza politica all'Abruzzo e agli abruzzesi, votando gente abruzzese. Bisogna dire al vostro sindaco che era corretto che la Meloni si potesse candidare a Roma, che è la sua città, che l'altro ragazzo si poteva candidare a Roma e che l'altra signora si poteva candidare nelle Marche. Qui in Abruzzo era corretto e giusto che venissero candidati abruzzesi. Questo non è accaduto, allora insieme, con orgoglio e dignità, lavoriamo. Cominciamo questa conferenza stampa che presenta i due candidati che in Abruzzo stanno lottando per avere una rappresentanza della lista Calenda, che è la somma di Azione Italia Viva,
a rappresentarci nel Parlamento. Quello che noi chiediamo e stiamo chiedendo in tutto l'Abruzzo è un impegno in quest'ultima fase per creare le condizioni perché questa rappresentanza abruzzese, questa rappresentanza che noi definiamo concreta e di solidarietà, e portatrice di soluzioni importanti, sia presente nel prossimo Parlamento. Vedete, noi stiamo vivendo un momento che è la somma di una serie di emergenze che l'Italia e l'Abruzzo ha scontato. C'è stato il momento pandemico, c'è stato il momento della guerra che ha complicato ulteriormente il discorso, c'è oggi un problema correlato all'energia che è una guerra altra che andremo a vivere, che metterà probabilmente in difficoltà chiunque si trovi a governare. Se metterà in difficoltà chiunque si trovi a governare, maggiormente lo farà quando partiti politici hanno inteso in una campagna elettorale così difficile proporre delle soluzioni che sono di fatto inattuabili. Si leggeva oggi che nello stesso momento in cui noi ci poniamo il problema di centinaia di migliaia di ditte che andranno a chiudere, di aziende che saranno in difficoltà, di famiglie che non riusciranno a risolvere i problemi del fine mese, c'è chi propone 1.000 euro in più di pensione, 10.000 euro ai giovani e via di seguito. Sembra la campagna elettorale di un momento altro rispetto a quello che stiamo vivendo. Rispetto a questo tipo di discorso c'è chi ha scelto invece di essere concreti e di dare risposte commisurate all'emergenza che stiamo vivendo. L'emergenza, lo si diceva prima, è una situazione per la quale non ci si possono consentire, diciamo così, le devianze che pure in passato ci sono state. L'emergenza presuppone affrontare dei problemi, individuarli e dare soluzioni possibili per risolverli. Una delle esigenze, e lo sottolineo perché siamo all'Aquila, siamo in Abruzzo, è quella di un sistema vincolistico che impedisce di fatto a questa realtà abruzzese, pur avendone tutte le possibilità di decollare da un punto di vista del turismo, da un punto di vista dell'energia. Noi abbiamo in Abruzzo decine e decine di luoghi dove possono essere introspettati e se del caso prese energia, e tutto quanto questo è impossibile farlo perché c'è un blocco oggettivo rispetto a questo tipo di discorso. Ricordavo prima, e concludo per lasciare la parola, anche perché siamo andati un po' lungo, all'onorevole Giulio Sottanelli e all'onorevole Camillo D'Alessandro, in passato, adesso non si sente più tanto, in Italia si parlava da parte della pubblica amministrazione dello sciopero bianco. Lo sciopero bianco era uno sciopero non sciopero, cioè i dipendenti della pubblica amministrazione decidevano di applicare il regolamento della pubblica amministrazione e di fatto bloccavano la macchina. Questa è la dimostrazione di come una quantità di leggi farraginose, assolutamente inattuabili. Sul giornale di oggi c'è che uno dei motivi per la quale non riusciamo a drenare i super profitti dovuti all'energia da parte delle aziende è il fatto che la legge di fatto impedisce di conseguire un tipo di risultato. Quindi una semplificazione necessaria nel momento di emergenza diventa il dato essenziale sul quale dobbiamo puntare, dando poi quelle soluzioni che effettivamente creeranno le condizioni perché questo Abruzzo decolli. Io sono certo che con la presenza di Giulio Sottanelli alla Camera e di Camillo D'Alessandro al Senato, questo è un obiettivo che l'Abruzzo riuscirà a cogliere. Grazie. Grazie. Grazie Gianfranco, ci stiamo avvicinando agli ultimi 15 giorni di una campagna elettorale inaspettata che qualcuno deliberatamente ha voluto che si tornasse a votare anticipando di 6 mesi almeno la fine della legislatura. Quindi abbiamo delle precise responsabilità di coloro che hanno determinato in un momento così difficile dove la pandemia ancora non ce l'abbiamo alle spalle. Abbiamo il problema della guerra e abbiamo un problema economico grande come una casa, che non è soltanto il problema dell'inflazione dove i cittadini stanno perdendo il loro potere di acquisto, ma è un problema generale di crisi economica che potrebbe addirittura far chiudere tante aziende e tutto quello che ne
che ne consegue. A questa campagna elettorale così, diciamo, inaspettata, noi abbiamo semplicemente fatto una proposta politica che vuole, dopo 30 anni di bipolarismo, superare tutto quello che c'è stata in questi 30 anni, cioè la politica del contro, dove non c'è stata mai una proposta per, ma i due raggruppamenti si sono sempre fronteggiati. Votate a noi, vincono i brutti e cattivi comunisti, votate a noi, vincono i brutti e cattivi fascisti. Nel 2022, in questo momento contemporaneo che stiamo vivendo, non è un problema di destra o di sinistra, anzi, più che altro è un problema di tipologia di democrazie che i partiti vogliono, a cui i partiti tendono. Alcuni partiti oggi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia, lo dico anche purtroppo, anche Forza, ancora non chiariscono bene quali sono i rapporti con Putin, con le autocrazie, perché nel momento in cui abbiamo avuto il governo, la Lega, con una grossa presenza e forza politica, ci eravamo avviati verso la via della seta, cioè sul 5G, dare tutto in mano, tutte le informazioni. Oggi in un mondo globale le informazioni significa potere in mano ai cinesi. Sappiamo dell'accordo che Putin ha fatto con la Lega nel 7 marzo 2017, Lega di Russia Unita, che è il partito di Putin, lettera di partnership. Allora la prima domanda che noi ci dobbiamo fare come italiani il 25, prima di votare, di scegliere un partito: il partito che io penso di votare è per l'atlantismo, è per l'europeismo e quindi è per una democrazia occidentale, oppure sono legati a Putin? Perché se io penso come siamo arrivati a questa campagna elettorale, perché un partito, Movimento 5 Stelle, ha deciso, dopo averlo votato alla Camera, al Senato, di non votare lo stesso provvedimento a distanza di tempo, perché veramente è successo, caro Gianfranco, che Draghi aveva fatto 4 giorni prima l'accordo di fornitura per renderci maggiormente indipendenti dal gas russo con l'Algeria. Dopo 4 giorni che avevamo chiuso questo accordo importante con l'Algeria, guarda caso Conte cambia a distanza di 10 giorni, alla Camera l'aveva votato, al Senato non vota il provvedimento, fa venire meno quindi l'appoggio dei 5 Stelle al governo Draghi. Chi gli fa sponda dall'altra parte? Salvini e Berlusconi. Allora bisogna chiedere a questi partiti: ma voi siete per le democrazie occidentali, per la NATO, per l'Europa, oppure pensate che nel 2022 l'Italia per prima e poi magari altri paesi in Europa possono fare riferimento alle autocrazie di Putin o di Orban? Cioè la domanda ce la dobbiamo fare. I cittadini devono essere consapevoli che votando ad alcuni partiti ci sono alcune garanzie, cioè votando il terzo polo siamo ancorati all'atlantismo. Io me l'immagino veramente complicato nel lavoro delle commissioni dato da altre regioni, Lombardia 2, Lazio 2, le Marche 1, di candidati, ma questi sono stati candidati in posizione eleggibile, cioè di fronte alla riduzione del numero dei parlamentari voluta dai cittadini, perché la legge di riduzione è stata varata con il referendum confermativo da parte dei cittadini. Bene, l'Abruzzo è stata particolarmente penalizzata nella riduzione della rappresentanza, particolarmente perché, se vedete, c'è una riduzione più che proporzionale rispetto agli abitanti, comunque passiamo da 21 a 13, se di questi 13 4-5 sono di altre regioni, capite bene che la rappresentanza che rimane è veramente sparuta di fronte alle grandi questioni che attendono chiunque vinca, chiunque andrà al Parlamento la prossima volta. E cioè, noi siamo rimasti fermi al più grande piano finanziario che riguarda la storia recente d'Italia, che si chiama PNRR. Questo piano nazionale è rivoluzionario rispetto ai limiti e ai problemi che hanno i territori e le regioni, ed è complicato
io me l'immagino veramente complicato nel lavoro delle commissioni dove noi abbiamo lavorato, nel lavoro di rapporto con i ministeri, non parlo di ministri, parlo proprio dei funzionari dei ministeri, quando l'Abruzzo deve scrivere la sua agenda all'interno dell'agenda nazionale, se questa agenda Abruzzo, che è pressoché sconosciuta da chi viene da fuori regione, ma soprattutto avrà una incapacità di penetrazione all'interno delle decisioni. Io sto cercando di parlare, diciamo, in modo autofrenandomi, nel senso che quello che sta accadendo, quello che sta accadendo dentro, quello che è accaduto in Abruzzo, racconta bene di come la classe dirigente del centrodestra è percepita a Roma. Se Roma ritenesse che l'Abruzzo avesse classe dirigente meritevole e affidabile, avrebbero candidati. Ora immaginatevi che non solo non fanno questo, ma immaginatevi che cosa può succedere dopo, quando ci saranno le decisioni da assumere. Questa è la situazione che noi abbiamo di fronte. E per esempio riguarda, se io penso all'Aquila, ho fatto un approfondimento, questa città è una delle città, loro che proclamano come slogan la sicurezza, è una delle città meno sicure, meno protetta come capoluogo di regione e come città da un territorio ampio. Ho addirittura verificato che c'è una sola pattuglia di polizia stradale che opera all'Aquila, che in realtà non opera all'Aquila perché prende l'autostrada e opera sull'autostrada. Qui non c'è. Salvini, vi ricordo che è stato ministro dell'interno, giusto per capirci, e che tra le tante cose sbandierate c'era il rafforzamento, come dire, della sicurezza dei cittadini. Per noi non è un tabù parlare di sicurezza, anzi, però dobbiamo capire come la si misura. Per me sicurezza significa il presidio di sicurezza dello Stato nei territori. Significa presidio di sicurezza dello Stato nei territori tipo un comune capoluogo. Ecco, questi sono argomenti che devono essere portati, dove devono essere portati, da chi ha consapevolezza della esistenza però di questi problemi. Perché mi sono messo a fare la mappatura in Abruzzo ed è uscita questa cosa incredibile sull'Aquila. Che succede il 26? Dico il giorno dopo le elezioni. Ci sono diversi scenari. Quello più probabile, che dicono i sondaggi, che per adesso non si possono prevedere, che non si possono più pubblicare, è che il centrodestra vinca. C'è solo un modo, uno solo, perché il centrodestra non vinca in Italia, ed è l'affermazione del terzo polo. Che non significa fare vincere il centrosinistra, significa costringere destra e sinistra a fare i conti con la realtà e a rimettere in campo il governo delle priorità nazionali. Questo è il progetto. E se ci pensate, vi voglio fare un esempio, perché alla Camera è tutta una partita, sapete, di resti, ma più andiamo in alto più noi riusciamo a garantire la elezione alla Camera. Al Senato è tutta una partita abruzzese, tutta proprio completamente abruzzese, non c'entrano i resti nazionali. Cominciamo questa conferenza stampa. Questo succederà ai partiti a livello nazionale, proprio perché ci sono cominciamo questa conferenza stampa. Cominciamo questa conferenza stampa che presenta
i due candidati che in Abruzzo stanno lottando per avere una rappresentanza della lista Calenda, che è la somma di Azione e Italia Viva, a rappresentarci nel Parlamento. Quello che noi chiediamo e stiamo chiedendo in tutto l'Abruzzo è un impegno in quest'ultima fase per creare le condizioni perché questa rappresentanza abruzzese, questa rappresentanza che noi definiamo concreta e di solidarietà, e portatrice di soluzioni importanti, sia presente nel prossimo Parlamento. Vedete, noi stiamo vivendo un momento che è la somma di una serie di emergenze che l'Italia e l'Abruzzo ha scontato. C'è stato il momento pandemico, c'è stato il momento della guerra che ha complicato ulteriormente il discorso, c'è oggi un problema correlato all'energia che è una guerra altra che andremo a vivere, che metterà probabilmente in difficoltà chiunque si trovi a governare. Se metterà in difficoltà chiunque si trovi a governare, maggiormente lo farà quando partiti politici hanno inteso in una campagna elettorale così difficile proporre delle soluzioni che sono di fatto inattuabili. Si leggeva oggi che nello stesso momento in cui noi ci poniamo il problema di centinaia di migliaia di ditte che andranno a chiudere, di aziende che saranno in difficoltà, di famiglie che non riusciranno a risolvere i problemi del fine mese, c'è chi propone 1.000 euro in più di pensione, 10.000 euro ai giovani e via di seguito. Sembra la campagna elettorale di un momento altro rispetto a quello che stiamo vivendo. Rispetto a questo tipo di discorso c'è chi ha scelto invece di essere concreti e di dare risposte commisurate all'emergenza che stiamo vivendo. L'emergenza, lo si diceva prima, è una situazione per la quale non ci si possono consentire, diciamo così, le devianze che pure in passato ci sono state. L'emergenza presuppone affrontare dei problemi, individuarli e dare soluzioni possibili per risolverli. Una delle esigenze, e lo sottolineo perché siamo all'Aquila, siamo in Abruzzo, è quella di un sistema vincolistico che impedisce di fatto a questa realtà abruzzese, pur avendone tutte le possibilità di decollare da un punto di vista del turismo, da un punto di vista dell'energia. Noi abbiamo in Abruzzo decine e decine di luoghi dove possono essere introspettati e se del caso prese energia, e tutto quanto questo è impossibile farlo perché c'è un blocco oggettivo rispetto a questo tipo di discorso. Ricordavo prima, e concludo per lasciare la parola anche perché siamo andati un po' lungo, all'onorevole Giulio Sottanelli, all'onorevole Camillo D'Alessandro, in passato, adesso non si sente più tanto, in Italia si parlava da parte della pubblica amministrazione dello sciopero bianco. Lo sciopero bianco era uno sciopero non sciopero, cioè i dipendenti della pubblica amministrazione decidevano di applicare il regolamento della pubblica amministrazione e di fatto bloccavano la macchina. Questa è la dimostrazione di come una quantità di leggi farraginose, assolutamente inattuabili. Sul giornale di oggi c'è che uno dei motivi per la quale non riusciamo a drenare i super profitti dovuti all'energia da parte delle aziende è il fatto che la legge di fatto impedisce di conseguire quel tipo di risultato. Quindi una semplificazione necessaria nel momento di emergenza diventa il dato essenziale sul quale dobbiamo puntare, dando poi quelle soluzioni che effettivamente creeranno le condizioni perché questo Abruzzo decolli. Io sono certo che con la presenza di Giulio Sottanelli alla Camera e di Camillo D'Alessandro al Senato, questo è un obiettivo che l'Abruzzo riuscirà a cogliere. Grazie. Grazie Gianfranco, ci stiamo avvicinando agli ultimi 15 giorni di una campagna elettorale inaspettata, che qualcuno deliberatamente ha voluto che si tornasse a votare anticipando di 6 mesi almeno la fine della legislatura. Quindi abbiamo delle precise responsabilità di coloro che hanno determinato, in un momento così difficile dove la pandemia ancora non ce l'abbiamo alle spalle, abbiamo il problema della guerra
e abbiamo un problema economico grande come una casa, che non è soltanto il problema dell'inflazione, dove i cittadini stanno perdendo il loro potere di acquisto, ma è un problema generale di crisi economica che potrebbe addirittura far chiudere tante aziende e tutto quello che ne consegue. A questa campagna elettorale così, diciamo, inaspettata, noi abbiamo semplicemente fatto una proposta politica che vuole, dopo 30 anni di bipolarismo, superare tutto quello che c'è stata in questi 30 anni, cioè la politica del contro, dove non c'è stata mai una proposta per, ma i due raggruppamenti si sono sempre fronteggiati. Votate a noi, vincono i brutti e cattivi comunisti, votate a noi, vincono i brutti e cattivi fascisti. Nel 2022, in questo momento contemporaneo che stiamo vivendo, non è un problema di destra o di sinistra, anzi, più che altro è un problema di tipologia di democrazie che i partiti vogliono, a cui i partiti tendono. Alcuni partiti oggi, il Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia, lo dico anche purtroppo, anche Forza, ancora non chiariscono bene quali sono i rapporti con Putin, con le autocrazie, perché nel momento in cui abbiamo avuto il governo, la Lega, con una grossa presenza e forza politica, ci eravamo avviati verso la via della seta, cioè sul 5G, dare tutto in mano, tutte le informazioni. Oggi in un mondo globale le informazioni significa potere in mano ai cinesi. Sappiamo dell'accordo che Putin ha fatto con la Lega nel 7 marzo 2017, Lega di Russia Unita, che è il partito di Putin, lettera di partnership. Allora la prima domanda che noi ci dobbiamo fare come italiani, il 25, prima di votare, di scegliere un partito: il partito che io penso di votare è per l'atlantismo, è per l'europeismo e quindi è per una democrazia occidentale, oppure sono legati a Putin? Perché se io penso come siamo arrivati a questa campagna elettorale, perché un partito, Movimento 5 Stelle, ha deciso, dopo averlo votato alla Camera, al Senato, di non votare lo stesso provvedimento a distanza di tempo, perché veramente è successo, caro Gianfranco, che Draghi aveva fatto 4 giorni prima l'accordo di fornitura per renderci maggiormente indipendenti dal gas russo con l'Algeria. Dopo 4 giorni che avevamo chiuso questo accordo importante con l'Algeria, guarda caso Conte cambia a distanza di 10 giorni, alla Camera l'aveva votato, al Senato non vota il provvedimento, fa venire meno quindi l'appoggio dei 5 Stelle al governo Draghi. Chi gli fa sponda dall'altra parte? Salvini e Berlusconi. Allora bisogna chiedere a questi partiti: ma voi siete per le democrazie occidentali, per la NATO, per l'Europa, oppure pensate che nel 2022 l'Italia per prima e poi magari altri paesi in Europa possono fare riferimento alle autocrazie di Putin o di Orban? Cioè la domanda ce la dobbiamo fare. I cittadini devono essere consapevoli che votando ad alcuni partiti ci sono alcune garanzie, cioè votando il terzo polo siamo ancorati all'atlantismo, all'europeismo e quindi a una democrazia occidentale. Gli altri ancora non dicono e non svelano fino in fondo i rapporti. Quindi la prima cosa che dobbiamo noi dire, chiedere ai cittadini, che devono, come dire, pretendere, sapere che cosa vogliono. Ovviamente noi vogliamo, come terzo polo abbiamo tantissime proposte, più soldi alla sanità, ovviamente, perché la sanità è stata negli ultimi, penso, 10-20 anni, come pretesto insieme alla scuola per fare i tagli. Quando c'è bisogno di fare i tagli, si fanno i tagli sulla sanità e si fanno i tagli sulla scuola. Abbiamo avuto il momento della pandemia, che abbiamo notato come la modifica del 2001 del titolo quinto della Costituzione non abbia messo in condizione il governo di poter gestire al meglio la pandemia, perché le regioni a un certo punto pensavano di fare quello che volevano. Quindi nell'ambito della sanità, quello che noi diciamo di andare anche a rivedere
il rapporto di delega tra, tra le regioni e lo Stato. Più soldi alla scuola, più soldi all'università, alla ricerca e all'innovazione. Per quanto riguarda, e atterro perché è giusto che c'è Camillo, volevo spendere qualche parola sull'Abruzzo e sui nostri candidati. Vedete, noi abbiamo avuto l'esperienza politica, sia Camillo che io, lui l'ha avuto negli ultimi 4 anni e mezzo, io l'ho avuto dal 2013 al 2018. Il nostro territorio è un territorio che, e voi lo sapete meglio di me, ha sofferto e ha avuto dei gravi lutti, dei gravi problemi, che è il terremoto, ma non soltanto il terremoto, abbiamo avuto purtroppo tanti problematiche. Allora, avere una classe politica che rappresenti questo territorio, che è abruzzese, che conosce l'Abruzzo, che conosce i problemi degli abruzzesi, è di vitale importanza. Pensare che Fratelli d'Italia, lo dico qua all'Aquila, dove, come dire, l'Abruzzo è diventato una colonia di Fratelli d'Italia, ma l'Abruzzo principalmente all'Aquila, capoluogo di regione, dove abbiamo un presidente che viene da Roma di Fratelli d'Italia, ma non bastava lui, è diventato una colonia perché ovviamente grazie a questo arrivano professionisti, consulenze, tecnici, tutti da Roma verso l'Abruzzo, come per dire che noi abruzzesi non siamo buoni. Si aggiungono tre candidature di Fratelli d'Italia che non sono abruzzesi, oltre a quella della Meloni. Chi è primo e secondo nella quota proporzionale su base regionale, quindi quelli che competono, i miei diretti avversari, è un ragazzo di Roma, di Fronte della Gioventù, e una signora eletta nelle Marche, l'altra volta, nel 2018, col Movimento 5 Stelle, ha cambiato partito ed è venuta a candidarsi con Fratelli d'Italia qui in Abruzzo. Quindi il problema è: vogliamo farci rappresentare da persone che non sono abruzzesi, che non conoscono nulla dell'Abruzzo, di tutte le sue ferite, di tutti i suoi problemi, i suoi disagi, o pensiamo che forse persone come me, come Camillo, come Gianfranco e come tanti altri che conoscono, che hanno già dimostrato tecnicamente che quando hanno avuto una responsabilità di governo, una delega di rappresentanza per il Parlamento italiano, hanno rappresentato benissimo questo territorio. Io potrei fare l'elenco dei miei 5 anni in Parlamento delle cose fatte, vi posso garantire che sono tante, anzi invito ad andare sul sito e vedere tutte le cose che abbiamo fatto in 5 anni, ma avere, come dire, il proprio rappresentante, avere il numero di telefono, sapere poterci contare, telefonare, è di vitale importanza. Quindi io dico che noi dobbiamo restituire, noi come candidati ci abbiamo messo la nostra faccia, la nostra disponibilità, il nostro impegno, la nostra passione, ma parlo del noi perché noi elettori dobbiamo restituire la dignità della rappresentanza politica all'Abruzzo e agli abruzzesi, votando gente abruzzese. Bisogna dire al vostro sindaco che era corretto che la Meloni si potesse candidare a Roma, che è la sua città, che l'altro ragazzo si poteva candidare a Roma e che l'altra signora si poteva candidare nelle Marche. Qui in Abruzzo era corretto e giusto che venissero candidati abruzzesi. Questo non è accaduto. Allora insieme, con orgoglio e dignità, lavoriamo per fare in modo che il 25 veniamo eletti noi abruzzesi e non persone che sono venuti qui catapultati a rubare la democrazia della rappresentanza abruzzese. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Gianfranco che ha ritenuto giustamente di fare un punto su questa città che per noi non è una città, per voi è il vostro comune, per noi abruzzese è il capoluogo di regione. Dovremmo proprio partire da qui. Che cosa ci mette il potere regionale affinché questa città sia capoluogo di regione, sia una città che svolga una funzione per tutto l'intero Abruzzo, se sia solo il luogo degli uffici del Presidente della Regione e dove si riunisce il Consiglio regionale? Io credo che dovremmo fare una valutazione molto profonda, però siccome siamo all'Aquila
Io credo che noi un di più di riflessione come Aquila e come Abruzzo la dobbiamo veramente fare. Lo diceva Sottanelli, riprendo il concetto. Qua non si tratta solo di aver calato da altre regioni, Lombardia 2, Lazio 2, le Marche 1, di candidati, ma questi sono stati candidati in posizione eleggibile, cioè di fronte alla riduzione del numero dei parlamentari voluta dai cittadini, perché la legge di riduzione è stata varata con il referendum confermativo da parte dei cittadini, bene, l'Abruzzo è stata particolarmente penalizzata nella riduzione della rappresentanza, particolarmente perché, se vedete, c'è una riduzione più che proporzionale rispetto agli abitanti, comunque passiamo da 21 a 13, se di questi 13 4-5 sono di altre regioni, capite bene che la rappresentanza che rimane è veramente sparuta di fronte alle grandi questioni che attendono chiunque vinca, chiunque andrà al Parlamento la prossima volta. E cioè, noi siamo rimasti fermi al più grande piano finanziario che riguarda la storia recente d'Italia, che si chiama PNRR. Questo piano nazionale è rivoluzionario rispetto ai limiti e ai problemi che hanno i territori e le regioni, ed è complicato. Io me l'immagino veramente complicato nel lavoro delle commissioni dove noi abbiamo lavorato, nel lavoro di rapporto con i ministeri, non parlo di ministri, parlo proprio dei funzionari dei ministeri, quando l'Abruzzo deve scrivere la sua agenda all'interno dell'agenda nazionale, se questa agenda Abruzzo, che è pressoché sconosciuta da chi viene da fuori regione, ma soprattutto avrà una incapacità di penetrazione all'interno delle decisioni. Io sto cercando di parlare, diciamo, in modo autofrenandomi, nel senso che quello che sta accadendo, quello che sta accadendo dentro, quello che è accaduto in Abruzzo, racconta bene di come la classe dirigente del centrodestra è percepita a Roma. Se Roma ritenesse che l'Abruzzo avesse classe dirigente meritevole e affidabile, avrebbero candidati. Ora immaginatevi che non solo non fanno questo, ma immaginatevi che cosa può succedere dopo, quando ci saranno le decisioni da assumere. Questa è la situazione che noi abbiamo di fronte. E per esempio riguarda, se io penso all'Aquila, ho fatto un approfondimento, questa città è una delle città, loro che proclamano come slogan la sicurezza, è una delle città meno sicure, meno protetta come capoluogo di regione e come città da un territorio ampio. Ho addirittura verificato che c'è una sola pattuglia di polizia stradale che opera all'Aquila, che in realtà non opera all'Aquila perché prende l'autostrada e opera sull'autostrada. Qui non c'è. Salvini, vi ricordo che è stato ministro dell'interno, giusto per capirci, e che tra le tante cose sbandierate c'era il rafforzamento, come dire, della sicurezza dei cittadini. Per noi non è un tabù parlare di sicurezza, anzi, però dobbiamo capire come la si misura. Per me sicurezza significa il presidio di sicurezza dello Stato nei territori. Significa presidio di sicurezza dello Stato nei territori tipo un comune capoluogo. Ecco, questi sono argomenti che devono essere portati, dove devono essere portati, da chi ha consapevolezza della esistenza però di questi problemi. Perché mi sono messo a fare la mappatura in Abruzzo ed è uscita questa cosa incredibile sull'Aquila. Che succede il 26?
dico il giorno dopo le elezioni. Ci sono diversi scenari. Quello più probabile, che dicono i sondaggi, che per adesso non si possono prevedere, che non si possono più pubblicare, è che il centrodestra vinca. C'è solo un modo, uno solo, perché il centrodestra non vinca in Italia, ed è l'affermazione del terzo polo, che non significa fare vincere il centrosinistra, significa costringere destra e sinistra a fare i conti con la realtà e a rimettere in campo il governo delle priorità nazionali. Questo è il progetto. E se ci pensate, vi voglio fare un esempio, perché alla Camera è tutta una partita, sapete, di resti, ma più andiamo in alto più noi riusciamo a garantire la elezione alla Camera. Al Senato è tutta una partita abruzzese, tutta proprio completamente abruzzese, non c'entrano i resti nazionali. Se eleggiamo noi al Senato, il centrodestra ne elegge uno. Se non eleggiamo noi al Senato, il centrodestra ne elegge due. Questa è la partita. E per questo io dico che c'è un di più di ragioni abruzzesi per concepire questa campagna elettorale. C'è un di più. Io lo so che stiamo in una città, e veramente concludo, complicata da un punto di vista di penetrare, di rompere, diciamo, l'ondata. Le ondate hanno sempre portato però a sbattere. Le ondate 5 Stelle ci ha fatto sbattere, l'ondata di Salvini ci ha fatto sbattere, l'ondata della Meloni ci porterà esattamente a sbattere. C'è solo una soluzione per mettere in salvaguardia il paese, è che coloro i quali già pensano di aver vinto, o coloro i quali già pensano che tutto ciò che non vota a destra vota a loro, per esempio il Partito Democratico, sta comprendendo in questi giorni, in queste ore, che in realtà c'è una terza via che si sta affermando. Ed è molto più alta questa, diciamo, c'è un vento molto più importante di quello che percepiamo in campagna elettorale. I sondaggi lo stanno descrivendo come in crescita continua. Io credo che lì ci possa essere una sorpresa. Di fronte a questo vento di opinione, noi ci dobbiamo aggiungere un pezzo di lavoro regionale. Io vorrei, la nostra candidata che non è riuscita ad arrivare, se ci riesce a salutare, Emanuela Pistoia, candidata alla Camera dei Deputati, che all'uninominale, che combatte contro la Meloni, la sta implorando per fare un confronto. La sta implorando. Io sto implorando i candidati che vengono dal Lazio, dalle Marche e dalla Lombardia di potermi confrontare. Partirei solo dalla geografia: come si arriva all'Aquila? Come si arriva a Tornimparte? Come si arriva a Pizzoferrato? Partirei da lì, ma anche più semplice: come si arriva a Fossacesia, no? Sarebbe molto interessante partire solo da queste domande dirimenti per renderci conto che stiamo veramente messi male. Allora io ringrazio Gianfranco perché la sua disponibilità alla candidatura è esattamente quello che noi vogliamo costruire in termini di prospettiva politica. Se noi dovevamo replicare destra e sinistra, Calenda stava alleato col PD probabilmente, ma ci ha rotto la coalizione proprio perché c'era un grande tema. Ci mettiamo insieme per fare cosa? Per fare tutto non è possibile. Fare tutto significa mentire. Fare tutto è il contrario di tutto. Altrimenti stavamo col centrodestra. Se nasciamo, nasciamo perché pezzi di mondo di centrodestra e pezzi di mondo di centrosinistra, un pezzo di voto d'opinione, adesso comincia ad avvertire il bisogno che torni la politica seria. Fino adesso ci siamo affidati, no, alle urla. Dico sempre che di fronte al problema si possono fare due cose. Lo urli il problema, ma rimane sempre lì sul tavolo e deve rimanere lì, perché se poco poco si risolve tu non puoi più urlare, devi passare a un problema successivo, oppure chi si candida a risolvere quel problema. Ecco, finalmente c'è un pezzo d'Italia, un pezzo d'Abruzzo, un pezzo dell'Aquila che comincia a premiare la serietà della proposta e della iniziativa politica istituzionale. Io faccio sempre una battuta, lo fa pure Giulio, e concludo pensando allo slogan di Luciano D'Alfonso, quando lui dice che lo sa fare. Io replico che lo sa fare, non lo metto in dubbio, ma che non lo possa fare è sicuro. Con chi lo fa? Con Frattoianni,
con Di Maio quello che sa fare. Se avesse avuto Frattoiani e Di Maio alla regione non avrebbe manco potuto spostare una sedia. Con chi lo fa quello che sa fare? E questo succederà ai partiti a livello nazionale, proprio perché ci sono coalizioni incompatibili per il governo, compatibili per le elezioni, incompatibili per governare insieme. Questo è il punto dirimente e questa è la ragione per cui stiamo insieme tutti oggi e domani. Grazie. Grazie a tutti. Credo che L'Aquila abbia provveduto ad un piccolo buffet di saluto per le persone presenti. Grazie.